Che succede al corpo in assenza di gravità? Soprattutto le donne hanno le gambe gonfie, non succede nello spazio, anzi, gli astronauti hanno le gambe sottili e la testa gonfia perché il sangue si sposta verso l'alto. Anche nello spazio il sole sorge e tramonta una volta al giorno? Noi giriamo un po' più velocemente di quanto gira la Terra sul suo asse, per cui percorriamo un'orbita in 90 minuti, quindi noi facciamo un giro della Terra in 90 minuti, la Terra ci impiega 24 ore, quindi noi in 24 ore ne facciamo 16 di giri e vediamo sorgere il Sole 16 volte e tramontare 16 volte. Nello spazio esiste il freddo o il caldo? Fuori c'è freddo e caldo, a secondo se sei giorno o notte, giorno è molto caldo, 100 gradi, di notte è molto freddo, sei quasi 100 gradi sotto zero, quindi ci sono 200 gradi di differenza fra quando passi dal giorno alla notte. Come si va al bagno e come si mangia visto che non c'è gravità? La toilette deve funzionare per l'aspirazione, se no le cose vanno in giro e non è un bel vedere, oltre che i danni che possono produrre. La tecnica per mangiare ognuno ha la sua, io usavo per esempio di tagliare un pochino, sono confezioni di plastica, se tu la apri tutta c'è il rischio che qualcosa esce, allora ne tagli un po' e poi infili il cucchiaio. Come ci si sente quando si torna a terra? Pesanti, pesanti oltre quello che uno può immaginare. Se stai molto più a lungo, come succede agli astronauti che sono sulla stazione spaziale per mesi, lì non c'è niente da fare, non riesci proprio a camminare. In questo video avete girato la telecamera o il tapirulan è in verticale? Beh, per ragioni di pratica viene montata sulla parete, ma diciamo si può fare in qualsiasi cosa. Ecco, la cosa che veramente è più difficile da immaginare finché non la provi, è proprio il fatto che nello spazio le direzioni sono equivalenti, non c'è alto e basso. Molti dicono al mondo ci sono tanti problemi, tanti poveri, perché dobbiamo spendere un sacco di soldi nello spazio? Spesso si trova, diciamo, come argomentazione la tecnologia, lo sviluppo di tecnologie, che sicuramente è un elemento importante, basti pensare al fatto che il telefonino che utilizziamo è in qualche modo figlio dello sbarco sulla Luna e del tentativo di far entrare un computer grande come una stanza, perché così erano allora i computer, dentro la navicella Apollo. Questo giustifica la spesa? Non lo so. Quello che posso dire però è questo. L'umanità ha sempre messo l'esplorazione come elemento importante, diciamo, anche dell'evoluzione, della civilizzazione, come noi usiamo dire, no? Dello sviluppo. Se lei potesse avere una tecnologia che oggi non esiste, che sceglierebbe? Il motore a curvatura. Il motore a curvatura è quell'oggetto misterioso e magico per cui le navi di Star Trek viaggiano più veloci della luce, senza violare i principi, diciamo, della fisica che conosciamo. L'inizio di Star Trek inizia così, per andare dove nessuno è andato prima. È proprio quello che dicevo prima. E questo è nel DNA dell'uomo.